Carlo, se ti dico la gatta, cosa mi dici? La gatta è un lavoro di squadra per creare questo dolce che vuole essere il dolce rappresentativo per la città di Vicenza. È un lavoro che abbiamo fatto un gruppo di pasticceri, di colleghi, e studiato per un anno circa. Abbiamo creato questo dolce, abbiamo giocato su quella che è un po' la frase Vicentini Magna Gatti e l'abbiamo un po' storpiata, Vicentini Magna la gatta, e quindi abbiamo dato questo nome a questo dolce. Come mi dai una descrizione di come... È un dolce che diciamo che abbiamo messo all'interno dei prodotti che possono essere della cultura vicentina, come la farina di mais, la grappa, però abbiamo arricchito anche il dolce, e quindi c'è il cacao, ci sono le uova, c'è il burro. È un dolce senza conservanti che dura 4 mesi, ben bilanciato, molto morbido, un dolce da forno, una confezione valida che può essere portata in giro, quindi molti vicentini la utilizzano anche quando vanno all'estero, vanno a trovare i parenti, perché finalmente hanno un dolce, hanno un prodotto che rappresenta la loro provincia.